Benvenuti ad un nuovo video. In realtà sto uscendo, è sabato mattina. Sì, scusate, sono stata interrotta dall'ascensore. Comunque, dicevo, sto uscendo perché sto andando a provare questo posto. Non è neanche un ristorante, tipo un fast food che si chiama Morley's. Ha fatto una collaborazione con Heinz, che è il brand per, insomma, le salse, ketchup, maionese, mostarda, queste salse qua, e quindi sta dando alette di pollo gratis. Quindi voglio andare a vedere se è possibile, prima di tutto, perché c'è un tempo limite. E seconda cosa, in realtà, com'è questo pollo? Quindi sì, venite con me, si prospetta una giornata di caldo, di sole, però in realtà è già un po' nuvoloso. Venite con me, questo è l'inizio del mio weekend. Vi porto con me, mamma mia, questa luce è veramente orrenda. Insomma, adesso sto andando a prendere il pullman. Per fortuna, come vedete, c'è questo venticello. Se non ci fosse il venticello, sicuramente sarebbe troppo caldo. Adesso vado a prendere il pullman. Se fa, riesco a fermarmi un attimo per prendere un caffè. Come dicevo, in realtà c'è un tempo limite per questo pollo gratis. Quindi io cercherò di arrivare in tempo. Sì, insomma, quindi speriamo bene. Arrivata, in realtà il pullman mi ha lasciato uno stop dopo. Comunque sono riuscita a prendere il caffè ad acqua e adesso mi dirigo verso il fast food. Passano a Brixton Hill. Cioè, sono arrivata, ragazzi, questa è la fila di gente. Sono rimasta letteralmente un'ora in fila, però ce l'ho fatta a prendere il pollo e alla fine mi hanno dato anche una salsa, la salsa nuova che è la chicken sauce da mettere nel panino. Quindi un'ora di attesa, però alla fine ce l'ho fatta. Comunque il delirio dentro, addirittura, vabbè, spintoni, ok, però addirittura gente che sale sui tavoli, sulle sedie per prendere questo cavolo di pollo. Ragazzi, in realtà è la settimana dopo perché non sono riuscita a fare tutto nel weekend. Comunque adesso sono ad Old Street esattamente. Sto andando a vedere questa esibizione di Charlotte Tilbury, che non so se la conoscete oppure no. Comunque è una makeup artist britannica, inglese. Praticamente deve far uscire questa linea di profumi. Quindi adesso andiamo a vedere com'è. Purtroppo non ho fatto colazione. L'evento è alle 12, comunque spero di mangiare qualcosa. Mi dispiace dire che non sono mai venuta ad Old Street, ma sembra una zona molto carina, più che altro di giorno, perché di notte, insomma, è un po' buia. Però sì, adesso sicuramente vado all'evento, poi mangerò qualcosa e poi tornerò a casa sicuramente, anche perché insomma non ho altri piani. Qua siamo già nella zona di Shoreditch. Non so voi, ma a me Londra quando c'è il sole è tutta un'altra cosa, cioè è più bella. Years of research. I've been so worked with a psychologist.
I studied thousands of years of prayer teaching. And used the most extraordinary olfactory symphony of ingredients. Fragrance collection ever. These are my six new fragrances, and they are six invisible superpowers. Your chosen mood. I now for you to architect your dreams and love. And it is the art of fragrance of your science. Wow. A sprinkle of pure stardust, of which we are all made. So rise up to the sky and let your frequency pass. To take on anything that arises. Enchanting fragrance radiates love. It soars onwards, outwards, and all the way up above, delicately hypnotic, like the inner trance, the rose essence, and cashmere heart. Like a ray of golden sunshine, you will glow with delight, balmy, warm rain. To the human, embrace the life force of the forest, and you should feel more grounded. A portal to pure energy, it will help you unwind. Ok ragazzi, esperienza finita, comunque molto molto bello, forse dal video non rende, però dal vivo molto molto bello. Adesso sto cercando un posto per mangiare e poi
a Luna, hanno detto che c'è una dimostrazione con una modella, quindi penso che tornerò. L'unica cosa è che devo cercare un posto per mangiare adesso qua. Ok, adesso mi sono fermata a mangiare qualcosa, sono a questo coffee shop che si chiama Flying Horse Coffee, ho preso da mangiare e poi insomma sono già a mezzogiorno e mezza, comunque prenderò, insomma, mangerò qualcosa e poi andrò di nuovo lì, spero che si possa filmare il tutto sulla modella perché è molto interessante e sinceramente non ci sono mai andata a queste cose, quindi sarebbe bello filmarlo e tenerlo come ricordo. Comunque sì, sono, insomma, l'esperienza è stata molto bella, è durata pochissimo ovviamente, però ci hanno dato due campioncini in omaggio e io ho preso Calm Bliss e Magic Energy. Sono due fragranze molto, molto simili alle mie che uso di solito. Questa esibizione era per far vedere la nuova collezione di profumi, che in realtà sono 6, come le stanze che avete visto. E poi alla fine c'era lo shop, diciamo, dove potevi comprare trucchi e anche i profumi. Però se non volevi comprarli, insomma, ti davano questi campioncini qua. Bella idea, mi è piaciuta molto. Ho finito di mangiare, il cibo è arrivato in ritardo e quindi ho corso per andare a questo appuntamento, però fortunatamente sono in ritardo, quindi dovrò aspettare mezz'ora, inizio alle 1:30, quindi aspetterò qua, sono seduta, quindi aspetto qua, insomma. Purtroppo la giornata si è un po' nuvolata, infatti c'è anche il vento, non so se riuscite a vederlo. Non è freddissimo, quindi si sta bene. Però sì, adesso aspetterò mezz'ora, poi ritorno e poi vediamo se è possibile fare questa cosa. Actually the training for Teen Tilbury on all the fragrances, and Sarah gave us a really great insight into all of the fragrances and kind of Charlotte's thought process behind it. So you can really see with all of her launches that they kind of sit with a fragrance. So when she launched Beautiful Skin, which is her franchise for bronzer, concealer and foundation, which Sarah's using now, you can see that by the packaging of Joy Euphoria, the kind of thought process behind it, that's when she started to think about making that fragrance. Joy Euphoria is that gorgeous warm floral olfactive family, and this is like Ibiza in a bottle. This is actually your favourite fragrance, isn't it? Yeah, Joy Euphoria is beautiful. So I'm going to pass that around so you can give that one a smell now. I definitely think this time of year where it's getting a little bit hotter as well, this is the perfect fragrance to go for. The blend right down to kind of this part of the brush versus it just sitting on the top and then not being that impactful. A great analogy for that is it's almost like a pen, so it distributes as you write. So you're blending, your brush is kind of distributing that product onto the eyelids. Anyone suffer with fallout? Like where it comes underneath the eyes, goes a bit powdery. So this will really prevent that from happening and having any kind of fallout of product. And then what I also like to do is kind of come more in like a V. So we don't really ever start in at the centre of the eye at Charlotte Tilbury, because that quite quickly can become very round and almost like shut the eye off. Yeah. So what I'm actually using is Whitney's Brow as like a map for where I'm taking the shadow. So starting on that outer third will just also enable you to do your eyes so much faster, rather than like doing a transition, then taking shade and packing it on and trying to blend it out. Just kind of working like this like V motion. Yeah. It's like a window wiper, but more backwards. No, it's not like a window wiper like that, it's like back and forth. Yes. In like, yeah, like yeah. A V. Tape liner directly on the lid. And sometimes it can be quite deceiving, like even on myself, like my eyes are the biggest feature on my face. But if I put liner on the top of my lashes, I instantly look like I've closed my eye off. So we always tight line from the bottom rather than the top. So it's actually straight out. And then I also quite like to use like a liner brush. Sometimes this is actually a lip brush, just like sharpening the edges out. Sarah makes it look so easy. And then you just want to connect that to then the top lash line. Shut that off, and then basically the line of that Tilbury is quite straight. A little bit of a watery eye on this eye, so I'm just powdering slightly before I go into liner. If you ever have that, you can find the corner of your eyes tend to like stream as soon as you put an eyeliner even near your face. Look straight for me.
So now that everyone's smelt more sex, how does it make everyone feel? Dare I ask? What's everyone's favourite so far? Joyphoria, yeah. Love Frequency, yes, that's what I've gone to say, Emma. So on this side you can see where I've kind of drawn. I always say you want to use the earline as a guide, rather than like everyone always says, like suck your cheeks in, follow the hollow. That sometimes can bring it a bit too low, so I quite like to keep it quite high. And then you just want to kind of push the product into the skin and not really move it as much, so that like you've kind of drawn it where you want it to be. You just always make sure you're coming right up into the hairline. Lift this. That's what I always think of contouring, then like lift the face rather than kind of drag the face down. It looks quite intense at first, but it's like melted. It does, yeah. It really melts into the skin. I'll do on this side is if you were to kind of do it like a freestyle, freehand. So again, just pushing all those upwards. But like this brush is amazing. You can kind of get the same effect because it's completely flat. But I just find that painting it on gives you a bit more precision and it avoids anything going like a little bit patchy or coming too low, etc. Healthy is a really nice product to wear if you're doing like a no makeup day. Ok ragazzi, dopo la masterclass sono tornata a casa e ho mangiato qualcosa, insomma mi sono riposata un po'. Devo dire che è stata una bella ma veloce, intensa esperienza, molto carina, non mi era mai capitato di assistere a una masterclass, devo dire. Comunque sì ragazzi, questo è tutto, se vi è piaciuto il video ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale e noi ci vediamo presto con un altro video. Vi mando un grandissimo bacio, ciao! Il cibo è arrivato in ritardo. Sono qua. Ok. Non so cosa sia.